Allora, Calvizzano viene da uno scioglimento del Consiglio Comunale, si è insediata una commissione straordinaria e alcuni sovraordinati. Il tema del convegno di questa sera è proprio legalità dalle parole ai fatti. A Calvizzano i fatti ci sono e si vedono, perché diciamo veramente si sta iniziando a vedere qualcosa di legale grazie all'operato del commissario straordinario, presidente della commissione, Luca Rotondi, e del dottor Chiarillo, che ha un alto senso dello Stato e del dovere. Ecco, quindi occorrono anche uomini all'interno di una commissione straordinaria del genere per portare avanti un discorso di legalità? Ma senz'altro, l'amministrazione di una comunità, l'amministrazione di strade, strutture, risorse, servizi per il cittadino richiede oggi grandissima professionalità, ma accanto alla professionalità impone l'esistenza di un'etica sulle persone che devono essere preposte alla struttura dell'amministrazione. I due personaggi di cui stiamo parlando sono persone che hanno questi titoli, persone che hanno lavorato anche, nel caso del dottor Chiarillo, in apparati di investigazione di altissimo profilo, e quindi senz'altro stanno profondendo, e speriamo che continuino a farlo, il loro operato con grande linearità, con grande trasparenza e con grande senso di servizio per la cittadinanza. Qualche alto funzionario ha detto che la DIA non serve, secondo lei invece serve? Ma io vengo da un'esperienza DIA, quindi potrei essere di parte. Io ho vissuto una struttura efficiente, efficace, parlo di risultati. Posso solo citare le parole del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, che invece sulla DIA si è espresso sempre, perché l'ha gestita per tantissimi anni e l'ha avuta sempre accanto, si è espresso con grandissimo compiacimento. Credo che le strutture investigative debbano anche essere messe nelle condizioni di lavorare. Spesso, come tutte le cose, la natura umana deriva anche da rapporti personali, da rapporti empatici tra soggetti che vengono a collaborare insieme. O ci possono essere, perché le strutture sono sempre condotte da persone, momenti di non particolare efficacia o efficienza a livello locale. Il libro di cui parliamo oggi racconta una storia straordinaria di uomini straordinari che hanno reso grande la DIA, prendendo, arrestando, assicurando alla giustizia centinaia di camorristi e i sanguinosi e feroci killer della camorra casalese. Questi risultati sono risultati giudiziari sanciti da sentenze, e le sentenze non possono essere cancellate dalle opinioni dell'uomo. Come diceva il grande Antonino Caponnetto, la DIA non solo serve, ma va anche potenziata. Sicuramente, questa è intenzione dell'amministrazione, e l'amministrazione si avvale della DIA. Il recente pacchetto sicurezza 113 voluto dall'attuale governo ha attribuito alla DIA altre possibilità per acquisire informazioni in ambito investigativo.